Ciao amici di PC Hunter, finalmente torna la Milano Games Week e noi non potevamo mancare perché siamo presenti in ben 4 stand. Ci sono un sacco di novità come la presenza in compartecipazione con il Cartoomix e allora seguitemi per vedere tutti gli stand di questa Milano Games Week 2021. Una delle principali novità di quest'anno è la doppia presenza della Games Week, quindi parte elettronica, e del Cartomics, che invece è la parte fumetto. Quindi abbiamo due interi padiglioni ma divisi, questo è esattamente il passaggio tra una e l'altra, con i due mondi uno vicino all'altro. E allora seguitemi e andiamo a scoprire tutti gli stand. Primo stand, siamo al A27 del padiglione 12 con Hunch Media. Qua trovate tutti i loro streamer come Gischianto, Grimbaud e ovviamente le nostre postazioni gaming. 9 postazioni tra PlayStation 5 e ovviamente i nostri computer da gaming per giocare a Fortnite, per giocare al nuovo Call of Duty e ovviamente anche i nostri simulatori Formula 1 professionali. Yeah. Ovviamente non solo PC Hunter ha qua i suoi simulatori, ma anche Mercedes, con questa bellissima classe A AMG e i suoi simulatori professionali Amkers qua dietro. Guardate che spettacolo, ragazzi! Secondo stand, siamo al B31, finalmente con Huawei che entra nel mondo del gaming, presentando il monitor, il MateView 27, un monitor da 27 pollici IPS, 2K, 144 Hz, quindi veramente il meglio che serve per giocare, insieme al mouse wireless da gaming e al tappetino ad induzione per la ricarica del mouse. Qua abbiamo 4 postazioni full Corsair per giocare al nuovissimo Back 4 Blood. Okay. Terzo stand PC Hunter al B21 con Lino Sonego che oggi presenta le sue sedute da gaming. Dentro abbiamo altre 2 postazioni Call of Duty con la nostra special custom build a liquido dalla quale fra poco streamerà il Masseo e Power. Live della Games Week con il Powerone. E allora ragazzi, guardate che cosa gli abbiamo portato. Stavo controllando il PC. Com'è? Cosa ne pensi? Ma più che altro sta venendo, c'è tubature che hai fatto come le piegate, perché quella non è roba semplice. Uno dice vabbè, le compri così. No. No, questo le devi fare. Questo è il mio computer personale, te l'abbiamo lasciato. Sì. Te lo lasciamo qua così, penso che tra oggi e domani magari ci streami, ci giochi, sarai qua. Va bene. Grazie mille. Abbiamo ben 6 postazioni, tutti quanti dedicati a Call of Duty, con anche la mod di Modern Warfare a Grau Studio. Allora, voglio sapere da te, grazie per averci ospitato, che cos'è Grau Studio e cosa fate? Grau Studios è una media agency, una delle tante, ma siamo l'unica verticale su Facebook Gaming. Siamo stati okay. I primi partner in Italia a ottenere lo status di partner su Facebook Gaming. Siamo specializzati in design 3D, CGI,
realtà aumentata, realtà virtuale, un sacco di influencer roba, influencer marketing. Come potrete vedere, avremo un sacco di influencer che frequenteranno il nostro stand in questi giorni, quindi da qui a domenica okay. ci sarà una bella hype. Questo stand l'abbiamo messo su con Vaporart, che è il nostro partner tecnico. Come potete vedere, stiamo lanciando un torneo di Warzone, quindi le iscrizioni sono aperte su queste postazioni. Venite tutti a iscrivervi nel torneo, che sarà svolto in terzetti su 3 giornate, e poi ci sarà la finale in spazio Filippetti, sede Evox, l'11 dicembre a Milano. Fantastico, grazie mille. Bella, grazie per i PC. Mancare ovviamente due presenze fisse qua alla Games Week, come Radio 105 insieme a tutti i suoi DJ, e ovviamente Stop, che porta qua veramente migliaia di postazioni giocate al PC, alla PlayStation 5 e ovviamente anche all'Xbox. Nella parte comic abbiamo trovato un intero stand dedicato a Ritorno al Futuro, vero Doc? È sempre un'emozione, in realtà non c'ero mai stato, stare dentro la mitica DeLorean con il flusso canalizzatore, la replica esatta, ragazzi, della DeLorean 1 a 1 di com'era veramente in Ritorno al Futuro. Ok, siamo giunti alla fine di questa prima giornata di Games Week ed è ora di tirare le somme. Che cosa mi aspettavo di vedere e cosa invece è mancato? Allora, sicuramente è interessante questa compartecipazione con il Cartomics, quindi la parte fumetti, con la consueta parte videogame e eSport. Onestamente non mi aspettavo una così grande affluenza da parte delle persone, ma è evidente che anche voi come noi avevate un sacco voglia di ritornare a questi eventi ed incontrarci di persona. Da Japan Tomato è tutto, vi rimando sempre al nostro sito pchunter.it per rimanere aggiornati su tutte le novità dal mondo del gaming.